la vita riprese per quella insospettata forza che si sprigiona dopo i grandi lutti, dopo le sciagure che sembrano irrimediabili. Riprese tra le mura annerite e seghettate, tra le case spettrali laddove della vita non erano rimasti che malcerti e labili segni. Che solo nelle braccia di madri ansiose avevano trovato un riparo all'assalto di un oscuro male, tornarono a far fiorire un sorriso, un grido, un richiamo sereno. L'allegro rumore del loro correre si sostituì al battere di spietate cadenze. Dai paesi distrutti nacquero quasi per incanto i nuovi. San Pietro, infine rinato dallo squallore della distruzione, lancia al cielo le sue architetture nuove sullo sfondo di un paesaggio antico. Piedimonte San Germano, Mignano di Montelungo ed altri ancora. Quasi un appello di morti tornati miracolosamente alla vita. Una promessa d'amore, arriviamo a Cassino, un nome entrato nella storia viva di questi ultimi anni. Dopo la sua prima distruzione nel VI secolo d.C. da parte dei Longobardi, risorge oggi dalla sua seconda rovina. Cassino si è trasformata in un grande sonante cantiere, pietra su pietra ricompone le sue fattezze, le sue speranze e il suo domani. Sulle zone sgombrate dalle tracce della distruzione, sorgono operosi cantieri che danno lavoro ai disoccupati, asilo sicuro ai senza tetto. I complessi delle case sconfinano oltre la vecchia periferia, allargano il respiro della città. Su uno dei contrafforti del monte che sovrasta Cassino sorge l'abbazia, una roccaforte dello spirito. Non fu solo ambizione e desiderio dei monaci ricostruire Monte Cassino, fu desiderio plebiscitario di tutto il mondo cristiano ricostruire questo baluardo del monachesimo occidentale. Succisa di Rescite è il motto dell'ordine dei Benedettini e mai come in questa occasione ha trovato una sua perfetta applicazione. Centrale sta lentamente riprendendo la sua figura. Con un paziente lavoro le statue sono state ricostruite con il loro marmo originale ricomposto pezzo per pezzo.
la testa della statua marmorea di San Benedetto, letteralmente frantumata dalla furia della guerra, è stata scolpita esattamente come la prima. Un lavoro di anni, ma Monte Cassino avrà il suo volto di un tempo, forse più bello, più compiuto. Molti polacchi sono venuti a morire dalla loro terra lontana su queste balze gloriose. Dormono qui il loro ultimo sonno. E la vita riprende. Nei campi che acque nuove fanno fecondi, il lavoro degli uomini è la prima delle voci di questo grande bilancio che pare unirsi in un ansito d'amore al coro che dall'abbazia scende verso la piana di Cassino, l'Italia, il mondo. Prega e lavora.